Ma basta con questa psicanalisi che ci invita alla non rimozione. Sì, alla rimozione, perché almeno ci evita la psicanalisi e ci autorizza a comportarci malissimo con chiunque senza che ce ne sia veramente motivo, no? Che tanto poi nella vita più sei pessima, più vieni ammantata di fascino, come per esempio chi? Come chi? Come Maria Tudor, questa regina che passa alla storia con il soprannome di Maria la Sanguinaria, essendo che siccome il padre la schifava per via che le preferiva sua sorella Elisabetta e a lei la teneva chiusa negli sgabuzzini di corte vicino ai Moci Vileda. Allora guarda Maria com'è stata tutta la vita, guarda, guarda, sempre un nervoso, un'ansia, un'angoscia negativa, pesante, quindi niente, tutte guerre, soperchierie, stragi, una tragedia. E però poi dopo, alla fine, com'è, come non è, alla fine a lei le hanno dedicato un cocktail, il Bloody Mary. A me invece niente, neanche, che ne so, un rustico, tonno e pandoro, provola e prosciutto. E dai, magari hanno citofonato.